Alè ragazzi che siete dei grandissimi, alè le ble, e andiamo a comandare, video serale perché la libidine non ha orari, vi ho aperto il video anche con una retromarcia, cioè pensate un attimino che qualità. Detto questo ragazzi, giorno dopo, oggi le pagine tattiche non ce l'ho fatta a farle perché le volevo fare stamattina quando stavo andando al cantiere, ma erano le 7:40, avevo difficoltà a parlare. Ma bene, bene, bene la Roma ieri, bene, 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 mi ricorda la migliore Inter, pazza Inter, amala, bene, bene ieri ragazzi, partita difficile contro un Verona che era una squadra che contro le grandi ha sempre fatto bene, e ieri è sembrata una partita semplice, ma in realtà la Roma l'ha preparata bene, come ha detto Borchita Mayoral. Pizza, birra e Mayoral. Incredibile ragazzi, quanti gol sta facendo Mayoral, quanto mi sta facendo godere a tutti i fantacalci, dove chiaramente io lo ho, perché Mayoral lo ho. Ho anche Murici a uno, il pirata è tornato a segnare. Grande pirata, l'immortan guerrieri. Ragazzi, Borca Mayoral, giocatore che sta facendo meglio di Edin Dzeko quest'anno, bisogna dirlo, bisogna avere il coraggio e l'onestà intellettuale per dire questo e per dire al comune di Pomezia che le strade sono dissestate. Bisogna dire queste cose qui, perché chi non lo dice vuol dire che è un uomo debole, e uomini forti, destini forti, uomini deboli, destini deboli. Non c'è altra strada ragazzi, ma io ho le luci accese perché non vedo assolutamente nulla, sto andando a memoria. Borca Mayoral, grande prestazione di Lorenzo Pellegrini, voto 6 e mezzo, così oggi pagelle ad minchiam causa, 6 e mezzo Lorenzo Pellegrini, perché ha fatto una buona prestazione, mi è piaciuto, niente di eclatante, ottimo tiro da fuori che mette in difficoltà il non irreprensibile Silvestri, che probabilmente ieri era emozionato perché si è parlato di Roma e ieri ci ha convinto tutti quanti a non comprarlo. Alè Silvestri è il più grande del mondo. Vi ricordo che il Verona era la migliore difesa fino a ieri, fino a quando non ha preso 3 fischioni. Pertanto Mkhitaryan ha fatto quel gol, e anche qui per citare i latini, inculatio non petita, inculatio manifesta, come diceva Cicerone di fronte al Senato Romano in una delle sue più grandi orazioni, inculatio non petita, inculatio manifesta, ma proprio iniziò così e poi concluse con un Cartago delenda est. Quindi il discorso qual è? Il discorso è che Mkhitaryan ha segnato un gran bel gol, ma Borchita ci ha messo lo zampino pure lì, e ha messo lo zampino, voi non ve lo ricordate? Voi tifosi da 4 soldi non ve lo ricordate? Anche sul primo gol, quando ha conquistato con una bella giocata molto semplice, sapete che fa Mayoral? Quando c'è da tirare, tira, quando c'è da passare, passa, azzecca le scelte, cosa che l'ottimo Carles Perez, che ieri mi è piaciuto molto quando è entrato, 4 e mezzo voto, non riesce a fare. Borca Mayoral, alle Borca Mayoral che sei il più forte del mondo, ha fatto palla sotto le gambe, mezza finta, si è creato lo spazio per tirare, ha tirato, il difensore ci è arrivato, angolo, gol di Mancini, grande. Ieri ragazzi Mancini, madre mia, Zaccagni ragazzi, ancora sta lì al campo a cercare di capire che cosa è successo. Mancini l'ha sovrastato in tutto, ha fatto una partita Mancini monumentale, peccato che poi dopo poteva essere un po' più attento su Colley che ha segnato, chiaramente poteva essere un po' più attento lì, però il resto della partita di Mancini è stata da 7, cioè da 7 compreso l'errore del gol, che sono era 7 e mezzo 8. Ieri Mancini ha fatto una partita devastante, condita dal gol, dal gol che ti apre la partita, 1-2 micidiale, poi arriva il tiro da fuori di Pellegrini con Borchita Mayoral che sta lì e la partita si mette bene. Borca Mayoral che sta lì con i suoi piedi giganti a prendere queste palle, questi piedi giganti con i suoi piedoni, e lì che è nel centro dell'area a mettere dentro la palla. E la Roma ha iniziato questo girone di ritorno vincendo finalmente una squadra a sinistra della classifica. Adesso viene la Juventus e sicuramente è un avversario tosto, un avversario tosto, anche perché ci andremo senza Pellegrini e sicuramente senza Smalling.
nonostante questo, diciamo che mi rincuora come la Roma stia giocando anche senza Dzeko. Probabilmente ci sarà Dzeko poi sabato, domenica, anche perché sta finendo il mercato, a meno che io non mi sia perso qualche cessione così all'ultimo minuto, ma non credo, che bel cappello l'ho appena notato adesso, guarda quanto sono sexy con questo cappello. E sostanzialmente la Roma andrà senza Pellegrini, che devo dire che in queste tre partite è stato il migliore. Ci andrà con Mkhitaryan, spero con Pedro, che non so che cosa abbia fatto nella sua vita. In difesa alla fine c'è da recuperare un po' di smalto di Kumbulla, che ieri non è che mi sia piaciuto tantissimo, ma Ibañez al centro della difesa è un altro giocatore. È un altro giocatore, purtroppo, e secondo me il problema è anche la posizione lì a sinistra, che non fa per lui. Poi lui, per carità, lo fa perché è molto bravo, però secondo me al centro della difesa rende molto molto meglio. E ieri ha fatto una grande partita anche Ibañez, lasciatemelo dire. Villar un po' sottotono, Villar, visto che rideva sul 3-0, rideva, un po' sottotono. Villar deve migliorare anche l'incisività nei tiri, ogni tanto qualche diretto Villar lo dovrebbe anche mettere, però c'ha due depressioni e va bene così. Andiamo a Torino contro la Juventus, che sta vivendo un buon momento. Secondo me la partita con la Juve si giocherà soprattutto al centro del campo, e purtroppo incredibilmente mi sembra che la Juventus attualmente in quella zona stia messa meglio di noi. C'è anche un Federico Chiesa che incredibilmente, contro ogni mio pronostico, è diventato giocatore di calcio. L'ho comunque preso al fantacalcio perché sono un vecchio Loponimaro, ho fatto uno scambio Federico Chiesa, Vidal e Boga, mi hanno dato a me, sentite la ripetizione per l'importanza dello scambio, e io gli ho dato a lui Mertens, Benacer e Pasalic. Cioè, capite che cazzo di stratega adesso. Gli ho dato un Mertens, Morente e praticamente ho fatto un grandissimo scambio. Federico Chiesa, giocatore che si sta, secondo me non è che si sta confermando, si sta scoprendo giocatore alla Juventus, perché alla Fiorentina non era giocatore. Dai, parliamoci chiaro, sono anche scomparso. È un video artistico, se vogliamo. E Federico Chiesa mi mette un po' d'ansia, un po' tutto lo stato della Juventus, che comunque lo vedo in crescita in questo periodo. Non è una squadra che dall'inizio del campionato mi ha mai dato aria di essere una squadra solida, ma è sicuramente una squadra con dei valori tecnici molto alti. Purtroppo all'andata non ci abbiamo vinto, sebbene stessimo vincendo con un uomo in più, ma va bene, facciamo finta di niente. Era il matrimonio di Papyrus, glielo perdoniamo. Qualcuno potrebbe dire, ma è colpa di Papyrus che porta sfiga, ma questo lo state dicendo voi, non certo io. Prendo le distanze e speriamo di vincere, ragazzi. Niente, questo è quello che potevo dire. Siete dei grandissimi, sono arrivato dove dovevo andare, nonché a ritirare gli under 4. Detto questo, ragazzi, io vi saluto, vi ringrazio. Ciao Dattio e ciao a tutti quanti.